Decima edizione del SANIT, il Forum Internazionale della Salute, in occasione del quale si conferma l'appuntamento con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana, che ha organizzato all'interno della Kermesse il convegno Tracciabilità, Trasparenza e Informazione, dall'obbligo per le filiere agroalimentari al diritto per il cittadino, realizzato in collaborazione con la Regione Lazio e Cerere, il centro di riferimento regionale per la formazione in sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare della Regione Toscana. Diciamo che la partecipazione dell'Istituto si riconferma anche quest'anno dopo 10 anni, quindi tutti gli anni parliamo di questo tema di fondamentale importanza che viene sempre più sentito dall'opinione pubblica, cioè sapere la tracciabilità, da dove vengono i prodotti, come vengono portati. Ecco, questo è il ruolo dell'Istituto e questo è il ruolo dell'Istituto all'interno di questo contenitore di divulgazione mediatica per tutta la cittadinanza. Quindi un grande ringraziamento all'Istituto che ogni anno viene, fa chiarezza, informa e quindi dà anche modo a tutti quanti di comprendere il ruolo importante che svolge per la salute pubblica. Che cosa significa per l'Istituto partecipare anno dopo anno al Forum Internazionale della Salute? Ma è un appuntamento fondamentale, un appuntamento che di anno in anno è diventato, direi, fondamentale, appunto, perché noi nei primi anni 2000 facevamo la conferenza di servizi con la Regione Lazio, adesso di fatto è diventato il SANIT, quindi perché noi ogni anno coorganizziamo questo evento in collaborazione con la Regione Lazio, servizi veterinari della Regione Lazio, su tematiche di attualità. Noi ogni anno abbiamo accompagnato la nostra partecipazione al SANIT non su tematiche banali ma su tematiche di stringente attualità. Si è parlato di Escherichia coli quando si doveva parlare di Escherichia coli, si è parlato di mastiti quando si doveva parlare di mastiti, oggi si parla di tracciabilità, di informazione del consumatore perché il SANIT celebra l'anno europeo del cittadino, quindi è stato un momento di accompagnamento. Non so se il SANIT, se noi facciamo più comodo al SANIT, il SANIT fa più comodo a noi, ormai una simbiosi perfetta. La tracciabilità, la trasparenza nell'informazione sulle componenti dei prodotti agroalimentari è fondamentale per i consumatori, ma qual è il grado di trasparenza ad oggi? È alto, nel nostro paese si può dire che è alto. O quantomeno è sempre più alto e si fa sempre il possibile per renderlo sempre migliore. È fondamentale che il consumatore sia informato e sia consapevole di quello che assume a tavola. Il cibo è una questione cruciale, lo sarà sempre di più nel futuro, quindi costruire intorno al cibo relazioni salde tra produttori, consumatori e sistemi di controllo rappresenta un elemento di accesso alla sicurezza per i cittadini. L'IZS su questo Lazio e Toscana sta lavorando ormai da quasi 100 anni per contribuire ad assicurare ai consumatori del territorio laziale e toscano, ma più in generale del territorio nazionale, gli alimenti che i cittadini si aspettano sulle tavole. L'Istituto Zooprofilattico è impegnato da quasi 100 anni nel sistema dei controlli. Il convegno ha approfondito la riflessione su tracciabilità e trasparenza, in particolare in materia di OGM, allergeni e shelf life degli alimenti. Un punto critico è sempre il dibattito sugli OGM, sono sempre chiaramente indicati, quindi anche in questo caso i consumatori possono stare tranquilli. Possono stare assolutamente tranquilli, noi siamo sede del centro di referenza nazionale degli OGM e quindi da questo pulpito posso dire veramente che in Italia e soprattutto nella Regione Lazio in particolare si sono sempre messi in atto tutti i controlli perché quantomeno gli OGM, i mangimi da cui partono, da cui parte tutto, i mangimi con cui vengono alimentati i nostri animali, siano sicuramente OGM free. Perché la Regione Lazio continua anno dopo anno a sostenere e a collaborare a questa iniziativa insieme all'Istituto Zooprofilattico? Diciamo che insieme all'Istituto Zooprofilattico, che è il nostro organo tecnico-scientifico di riferimento per quel che riguarda la sicurezza alimentare e i servizi veterinari, ormai è un appuntamento consolidato quello di portare all'attenzione degli operatori, diciamo, sanitari ma anche degli operatori delle imprese argomenti che riguardano la sicurezza alimentare in questa occasione del SANIT. Cosa è cambiato con gli anni? Si riscontra una maggior tranquillità tra i cittadini, un'attenzione maggiore? Guardi, diciamo che i cittadini sono sempre molto sensibili, diciamo, qualsiasi news nuova sugli alimenti ovviamente è in grado di
allertare i cittadini. L'Unione Europea proprio per questo sta predisponendo da almeno 10 anni norme in continuazione sotto forma di regolamenti per cercare anche di rassicurare i cittadini. Il convegno è stato corredato da un esperimento ludico, tavola in gioco, una sorta di gioco dell'oca che aiuta a imparare le regole della corretta alimentazione e della conservazione dei cibi. Il gioco è stato presentato nell'ambito dello Show Food, la novità del Summit 2013 che coniuga alimentazione e salute, ed è stato distribuito gratuitamente presso lo stand IZSLT. Ci è venuto in mente il gioco dell'oca perché ha le caselline in cui puoi scrivere qualcosa e per ogni casellina c'è un suggerimento nell'ambito della sicurezza degli alimenti. Quindi da una parte si tira il dado, ci sono le pedine che possono essere proprio tagliate dal gioco stesso, quindi un qualcosa anche di piuttosto artigianale e per ogni casellina c'è un suggerimento.